Mimmo Palladino è un'icona del fervore artistico che attraversa lo stivale dall'epoca più antica, è il solco di Piero della Francesca, alla cui produzione egli si richiama esplicitamente, al punto che mentre stiviamo nella splendida Arezzo, che custodisce il ciclo della Vera Croce, è in corso la mostra La Regola di Piero, omaggio di Palladino al grande pittore umanista rinascimentale. È stato lo stesso comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, a ricordare Arezzo nella prefazione del calendario storico dell'Arma. Quella 2020 è un'edizione narrativa che racconta il quotidiano eroismo dei Carabinieri attraverso le tavole realizzate dall'artista Mimmo Palladino, accompagnate dai testi di Margaret Mazzantini. È un calendario storico quest'anno particolarmente artistico perché sono due esponenti nel loro settore di primissimo livello dell'arte contemporanea. Il calendario dell'Arma, pubblicato dal 1928 con un'unica interruzione dovuta al secondo conflitto mondiale, è diventato per l'Italia intera un oggetto di culto con una tiratura che ormai da molti anni supera il milione di copie. Lo ritroviamo negli esercizi pubblici, negli uffici pubblici, nelle private abitazioni, è un segno di vicinanza del cittadino anche questo all'Arma e dell'Arma al cittadino. Presentata infine anche l'agenda pensata sul tema del centenario della scuola Marescialli e della nascita di Salvo d'Acquisto, il calendaretto da tavola dedicato invece ai carabinieri nelle principali piazze e mercati d'Italia ed infine il planning che racconta la banda dell'Arma dei Carabinieri nel centenario dell'attuale denominazione. Il ricavato della vendita del calendaretto da tavolo e del planning sarà rispettivamente devoluto all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell'Arma dei Carabinieri e all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.